Allora, bentornati in un nuovo video. Oggi ancora una volta faremo una lezione più teorica e oggi andremo a dimostrare due teoremi molto fondamentali per la meccanica razionale, molto spesso richiesti anche agli esami orali di questa materia in università, e sono appunto il teorema, come leggete, il teorema di Galileo e il teorema di Coriolì. Partiremo prima dal teorema di Galileo, conosciuto anche come teorema della composizione delle velocità, mentre il teorema di Coriolì è anche noto come teorema della composizione delle accelerazioni. Allora, qui abbiamo già riportato un nostro schemino dalla quale, come sempre, noi andremo a trarre le nostre considerazioni teoriche, per cui abbiamo come prima cosa un corpo, quello segnato in verde, chiameremo corpo B. Ok? Questo è un solido rigido, che in rotazione con velocità angolare omega rispetto ad un osservatore fisso che è individuato dalla terna, che è individuato dalla terna O(E1), E3, E2. Quindi possiamo dire sinteticamente dalla terna O e con I, tanto per dire. Mentre poi abbiamo un riferimento invece solidale a corpo B che è in rotazione rispetto all'osservatore fisso di una velocità angolare che è omega, che indicheremo con la terna QUK, dove appunto UK ed EI sono dei versori che appunto individuano gli assi di queste terne di riferimento. E in particolare passiamo all'enunciato del teorema di Galileo. Quindi si è dato un riferimento fisso, quindi relativo a un osservatore fisso, chiamato in questo caso individuato dalla terna O e I, e dato un corpo B rigido ed un riferimento ad esso solidale che è individuato dalla terna QUK, questo corpo B che è in moto rispetto all'osservatore fisso con velocità angolare omega, e dato un punto P, eccolo qui, che in particolar modo è in movimento sia rispetto all'osservatore fisso che rispetto al corpo B, allora, diremo che la velocità assoluta del punto P può essere espressa come velocità assoluta, quindi di P, è uguale alla velocità di trascinamento più la velocità relativa. E allora adesso quindi andiamo, a voler dimostrare questa tesi del teorema di Galileo. Allora, innanzitutto dobbiamo definire la velocità di trascinamento. Allora, la velocità di trascinamento in questo nostro caso è data da VQ, questi sono sempre dei vettori, più vettore velocità angolare prodotto vettoriale con il vettore P meno Q. Questo perché è possibile scrivere questo? Perché deriva dal teorema di Mozzi, in cui la velocità di trascinamento quindi sarà uguale alla velocità del punto P, e dalla legge di distribuzione delle velocità si può trarre che la velocità del punto P si può scrivere come VQ più velocità angolare omega prodotto vettoriale vettor P meno Q. Questo perché se noi andiamo a prendere questo, diciamo, nostro disegnino. Allora, se andiamo a prendere questo nostro disegnino, vediamo che se tiriamo una congiungente che da Q va a P, bene o male, eccola qui, la disegnata in azzurro, vedete, appartengono alla stessa retta che possiamo chiamare A. Il teorema di Mozzi ci dice che le velocità di punti che appartengono ad una retta A, che nell'istante di tempo t è parallela alla velocità omega, che supporremo essere questa, questi punti Q e P in particolare, e tutti i punti della retta che formano la retta A, avranno velocità parallela a quella di omega e quindi minima. Tale asse viene detto asse istantaneo di rotazione o asse di Mozzi. Per una nota proprietà di questo teorema, sappiamo che le velocità di tutti questi punti di questo asse hanno la stessa velocità di trascinamento che si indica con v tau. Quindi la velocità di Q sarà uguale alla velocità di trascinamento v tau, che sarà uguale alla velocità di trascinamento v con p. Ora, se esprimo v con p la velocità del punto P,
nel rispetto della velocità del punto Q, quindi attraverso la legge di distribuzione delle velocità, io ottengo praticamente, quindi mettiamoci con un colore più visibile, che V con P si possa scrivere come VQ più omega vettor prodotto vettoriale P meno Q. E questo sarà oggetto anche di una prossima lezione. Per adesso, perché dove spiegheremo anche, dimostreremo anche il teorema di Mozzi, per adesso abbiamo dato un'infarinatura per capire perché la velocità di trascinamento fosse uguale a Vp, perché deriva questo dal teorema di Mozzi. Quindi tutti i punti appartenenti a questo asse, che è detto asse di Mozzi, hanno tutti la stessa velocità di trascinamento. In particolare, il corpo B gira con velocità angolare attorno a questo asse, ok? Quindi questo, attorno a questo asse, sì, e quindi questo corpo B, abbiamo detto appunto dalla definizione, è in rotazione rispetto all'osservatore fisso. Il punto P, anche lui, si muove rispetto a tutti e due, diciamo, i riferimenti, e quindi la velocità assoluta di P sarà data appunto da V tau più V con R. Allora andiamo quindi adesso, dopo aver chiarito perché V tau si possa scrivere quindi dunque come VQ più omega vettor P meno Q, lo ripetiamo giusto per avere chiara questa cosa, andiamo quindi a dimostrare finalmente questo nostro teorema. Quindi come possiamo esprimere, ritorniamo a una penna, ad esempio la penna blu. Come possiamo esprimere adesso il vettore che qui è segnato come P meno O? Semplicemente come la somma degli altri vettori, quindi P meno O è uguale alla somma del vettore P meno Q più il vettore Q meno O. Ma se io so che la derivata rispetto al tempo di un vettore, praticamente, o della posizione, se vogliamo dire, di un punto è praticamente la velocità. Allora, se io derivo questa espressione qua, avrò che P meno O puntato, per dire derivata prima, è uguale alla velocità assoluta. Praticamente, il punto P, questo vettore P meno O, delinea la velocità, se derivato rispetto al tempo, rappresenta la velocità con cui il nostro punto P si allontana rispetto all'osservatore fisso. Quindi V con A è proprio P meno O puntato, ma dobbiamo derivare ancora questa parte qui, quindi avremo P meno Q punto, mentre Q meno O puntato, quando facciamo la derivata di questo vettore, esso ci darà la velocità di V con Q. In questo caso, diciamo, visto che VP deve avere una velocità parallela ad omega, sarebbe questa, ok? E mentre VQ sarebbe questa, per come abbiamo ipotizzato omega qua. Quindi cancelliamo questa parte qui, questa velocità. Ok. Quindi praticamente qui metteremo più VQ allora. Ma adesso dobbiamo rifarci a una, diciamo, a una relazione data dalla cinematica relativa, per cui sappiamo che se dato un vettore U in grado di essere, diciamo, variabile rispetto a tutti e due i riferimenti, quindi al riferimento O e al riferimento Q, allora la derivata di questo vettore, se la derivata di questo vettore rispetto al tempo, U, che indicheremo con U' di t, viene detta derivata rispetto all'osservatore fisso o derivata relativa. Quindi questa è la derivata che si fa rispetto al riferimento fisso O e I. Mentre chiameremo U punto la derivata, sempre nel tempo, del vettore U che si fa nei confronti del, diciamo, riferimento mobile, che è il riferimento QUK. Ok? Quindi questa è una derivata che chiameremo assoluta e questa è una derivata relativa del nostro vettore. E allora la relazione che ci dà la cinematica relativa è che U punto si possa scrivere come U' di t più omega vettor U. Quindi abbiamo questa nostra situazione, e che possiamo a questo punto
andare a derivare e scrivere P meno Q punto, perché fino ad ora noi abbiamo visto che P meno O punto era uguale a V con A. Poi abbiamo detto c'era il vettore P meno Q punto, che non sappiamo come esprimerlo, più poi c'era Q meno O, che era la velocità V con Q. Ora esprimiamo P meno Q punto secondo questa relazione. Questo è U' di t. Quindi possiamo scrivere P meno Q', nel tempo omettiamo, più omega, vettore P meno Q. E andiamo a inserirla in questa situazione. Quindi scriveremo direttamente velocità assoluta, e abbiamo capito che è la derivata di P meno O, che è uguale a questo punto a P meno Q', anzi primo, scusate, più omega vettore P meno Q più la velocità Q che abbiamo ricavato prima. Ma P meno Q punto abbiamo detto che è la derivata relativa di questo vettore U in grado di, diciamo, essere variabile rispetto a tutti e due i riferimenti. Quindi se è la derivata relativa, questo P meno Q primo praticamente rappresenta la nostra velocità relativa. Ok, quindi questa è la nostra velocità relativa. Mentre se guardiamo bene questa, non è nient'altro che la nostra vita u, perché ricordate che vita u si scrive come vq più omega prodotto vettoriale p meno q. Se mettiamo, diciamo, vq, invertiamo un po' praticamente solo l'ordine di scrittura, otteniamo questa vita u e quindi v con r più v tau. E con questo abbiamo dimostrato appunto la tesi del nostro teorema di Galileo di composizione della velocità. Eccolo qua. Ora invece passiamo al teorema di Coriolì. Abbiamo visto dal teorema di Galileo che la velocità assoluta praticamente del punto P, che si allontana ovviamente rispetto all'osservatore fisso e dal corpo B che in velocità gira, diciamo, con velocità angolare omega, cioè in moto, scusate, rispetto all'osservatore fisso, con una velocità angolare omega attorno al suo asse di rotazione che passa per i punti Q e P, abbiamo quindi ricavato che V con A è uguale a V tau più V con R. Ma per giungere quindi al teorema di Coriolì, che ci dice che la definizione del teorema di Coriolì praticamente nell'ipotesi è la stessa, dobbiamo avere sempre due riferimenti, uno fisso e uno solidale al corpo Q, e questo corpo uno solidale al corpo B, scusate, con questo corpo B che insomma ruota attorno al proprio asse di istantanea rotazione, tale che appunto si possa è dato sempre P, questo punto che si muove, diciamo, rispetto a tutti e due i riferimenti. Allora l'accelerazione assoluta di questo punto P si può dare come composizione dell'accelerazione relativa più l'accelerazione di trascinamento più l'accelerazione di Coriolì. In questo caso, quello che ci serve sapere è che l'accelerazione di trascinamento deriva dal derivare questa formula qua, diciamo questa relazione che abbiamo visto qui, che VQ è uguale a più omega vettore P meno Q. Ok? Derivando questa espressione, si perviene a che cosa? Ad AQ più omega punto vettore P meno Q più omega vettore, parentesi, omega vettore P meno Q. Bisogna derivare questa qua per ottenere l'accelerazione di trascinamento. Mentre l'accelerazione di Coriolì, scusate, la sappiamo tutti, è praticamente 2 volte omega per v meno r. Qualche volta trovate il segno meno indica ovviamente da che senso, in che verso è preso il vettore omega. In questo caso assumiamo che il vettore omega sia positivo, così come è scelto. E allora andiamo praticamente a derivare la espressione del teorema di Galileo. Allora, deriviamo quindi la velocità assoluta di
rispetto al tempo, io non lo ometto, però rispetto al tempo, e avremo ovviamente la velocità, l'accelerazione assoluta. Ora poi c'era v tau punto più v con r punto. Allora, a questo punto la relazione che dobbiamo utilizzare qui è sempre la stessa, che dato un vettore u punto, questo si possa scrivere come u' t, quindi derivata relativa più omega vettore u. Allora, quindi andiamo a esprimerci vt come abbiamo già visto in precedenza, e quindi avremo vq punto più, dobbiamo fare la derivata di omega punto vettore, anzi, diciamo così, omega vettore p meno q tutto derivato, ok? Puntone grande su tutta questa cosa, più vr punto che possiamo già esprimere come questa qua. E dobbiamo scriverci vr primo, rispetto al tempo che omettiamo, più omega vettore v con r. Ok? Ora deriviamo questa quantità, che ce la facciamo a parte. E quindi sarebbe la derivata della prima, che è omega punto, vettore p meno q, un po' come si fa per il prodotto, più la prima non derivata per la seconda derivata, quindi per vettore p meno q puntato. Ma il p meno q puntato l'abbiamo già visto come si esprime rispetto a questa relazione. E beh, si esprime come p meno q puntato, che è uguale a p meno q primo più omega vettore p meno q. E quindi possiamo andarla a inserire lì dentro. Quindi v meno q punto diventa l'accelerazione del punto q. V meno q punto. Quindi questa va qua, poi abbiamo questa che va qua. E poi scendiamo a... quindi derivata del velocità vq è l'accelerazione del punto q. Più aggiungiamo quindi la derivata che abbiamo fatto di questa quantità, che è praticamente questa. Vedete questa qui. Quindi sarebbe omega punto, vettore p meno q più omega, vettore. A questo punto scriviamoci questo. Quindi parentesi quadra, p meno q primo più omega, vettore p meno q, più quello che ci rimaneva, quindi più vr primo più omega vettore v con r, ok? Quindi questa è sempre l'accelerazione assoluta che deriva dal derivare v con a assoluto. Quindi eccoci qua, abbiamo quindi questa espressione. Ora, se la organizziamo un momentino, allora scriviamo che l'accelerazione assoluta a è uguale ad aq, che ci serve sicuramente. Poi abbiamo visto che come si esprimeva l'accelerazione di trascinamento. Interessa perché sta pure qua, vedete? Quindi più omega puntato vettore p meno q. Da questa parentesi, diciamo, dobbiamo estrarre solo questo omega vettore p meno q, quindi omega che moltiplica, un omega come se moltiplicasse, vettore omega vettore p meno q. Da questa parte, avendo fatto, diciamo, un ipotetico, diciamo, prodotto, ma questo è un prodotto vettoriale, di qua rimane più omega, ed è lecita, questa è una proprietà, quindi si può fare così, non è che mi stia inventando qualcosa. Quindi omega p meno q primo più v con r primo più omega v con r. Ok? Tutta questa quantità sarebbe tutta questa quantità è la nostra accelerazione di trascinamento. Quindi questa è AT. E abbiamo trovato una prima cosa. Poi, V con R primo, se è la derivata di V con R, della velocità relativa, rispetto ovviamente al sistema di riferimento relativo che è l'osservatore fisso,
Allora, V con R', essendo la derivata della velocità relativa, sarà l'accelerazione relativa. Quindi V con R'. Poi, a questo punto ci rimane omega, quindi più omega, vettore P meno Q', più omega, vettore V con R. Ok, questa è accelerazione assoluta. Ora, questo P meno Q', che è la derivata di una posizione rispetto al tempo, abbiamo visto che è la velocità relativa. Quindi, questa si scriverà come accelerazione di trascinamento. Più accelerazione relativa più omega vettore V con R più omega vettore V con R. E questa è sempre l'accelerazione assoluta. Queste due qui si possono sommare e quindi avremo accelerazione assoluta che è uguale a tau, quindi accelerazione relativa scriviamolo bene, a tau più a con r più due volte dunque omega vettore v con r. Ma questa è proprio l'accelerazione di Coriolì. Quindi perveniamo che l'accelerazione assoluta del punto P che si muove rispetto ai due riferimenti è data dall'accelerazione di trascinamento più l'accelerazione relativa più l'accelerazione di Coriolì. Quindi la tesi del teorema di Coriolì o teorema di composizione delle accelerazioni è così dimostrata.